Ciao a tutti! Allora, è da un bel po' che non ci si vede, quindi devo fare un bel video recap nel quale vi aggiorno e vi spiego un po' quello che è successo e un po' anche la situazione. Allora, tanto per cominciare, come potete vedere, io mi trovo qui a Harbin, nel campus della mia università, che vi faccio vedere è completamente deserto, non c'è proprio nessuno. Perché? Perché in pratica gli studenti sono già tornati a casa per passare le feste del Capodanno cinese. E io invece no, io sono rimasto qui. Io e mia moglie abbiamo deciso che quest'anno non torneremo nello Shandong dai suoceri. Ne abbiamo già parlato anche con loro. E in pratica per la situazione particolare che si è venuta a creare con il Covid, magari la sapete, ci siamo detti, voi suoceri restate lì in campagna al sicuro, e noi col bambino piccolo ce ne stiamo qui chiusi nel campus al sicuro anche noi, così insomma non ci scambiamo il virus e nessuno di noi se lo prende, nessuno di noi si ammala. Ecco, le ultime parole famose, io invece questo virus sono riuscito a prenderlo, e davvero non chiedetemi come, perché non lo so neanch'io. Cioè, vi faccio rivedere, qui praticamente il campus è deserto, non c'è nessuno. Sì, ok, magari c'è qualche guardiano, qualche spazzino, però insomma il campus è chiuso, nessuno può entrare, nessuno può uscire, io soprattutto non esco mai, non incontro mai nessuno, non parlo mai con nessuno, eppure questo virus sono riuscito a prenderlo. Non so, evidentemente questo virus è nell'aria, oppure, cosa più plausibile, me lo sono preso attraverso il cibo. Perché comunque, volenti o nolenti, il cibo è una di quelle pochissime cose che io non riesco ad autoprodurmi nel mio dormitorio. E quindi per forza di cose il cibo è forse l'unica cosa che viene dall'esterno. E tra l'altro mia moglie, così per scrupolo, lei fa sempre la spesa online, appunto per evitare di recarci personalmente al supermercato, perché quello sarebbe un po' rischioso. E in pratica cosa succede? Succede che il fattorino ci porta la spesa qui al campus, il guardiano dell'università la riceve, la disinfetta per bene e poi in pratica ce la lascia su un tavolo. Io poi appunto vengo e la prendo e me la porto a casa. Evidentemente, ripensandoci un po' così a ritroso, sarà successo che il guardiano ha disinfettato per bene le buste della spesa all'esterno, però io devo aver mangiato qualcosa all'interno della busta che era infetto e quindi mi sono preso questo virus. Insomma, io praticamente sono uno di quei pochissimi casi umani che è riuscito a prendersi questo virus senza aver avuto un rapporto diretto con un'altra persona. Quindi insomma, wow, fatemi gli applausi. E vabbè, dai, comunque, parlando di sintomatologia, perché so che questo magari vi potrebbe interessare, come sono stato? Allora, nel frattempo qui c'è un po' di vento, spero che l'audio venga bene. Allora, dicevo, come sono stato? Non sono stato né troppo bene né troppo male, nel senso che ho avuto 2 giorni completi proprio di febbre. Febbre anche abbastanza alta, perché ho avuto tipo 38/39, che comunque ho buttato giù un paio di volte col paracetamolo, quindi insomma nulla di incontrollabile. E poi per il resto ho avuto mal di gola, mal di testa, un pochettino di tosse e di catarro, ma neanche troppo se devo essere sincero. E poi una cosa molto interessante, ho avuto la perdita completa dell'olfatto e del gusto. Infatti io tipo mangiavo il mantò con il cavolo e caspita, ve lo giuro, avevano lo stesso gusto, cioè non sapevano di niente. Questa è stata davvero una cosa molto interessante. Però poi comunque dopo 5/6 giorni già ero tornato normale, ecco. Quindi nel giro di neanche una settimana già ero bel che guarito. E tra l'altro non ho avuto neanche nessun sintomo grave, ecco, non ho avuto nessun problema respiratorio, non ho avuto nulla che assomigliasse neanche lontanamente a una polmonite. E tra l'altro io sono un soggetto non vaccinato, non per scelta mia, ma perché purtroppo, essendo un soggetto allergico,
sono stati i medici stessi a consigliarmi di non fare questa vaccinazione. Quindi, insomma, in qualità di soggetto non vaccinato, insomma, ho avuto dei sintomi che sono stati sì e no quelli di una normale influenza. Ecco, sinceramente da questo virus mi sarei aspettato qualcosa di più, sono rimasto quasi deluso e no, vabbè, dai, scherzi a parte. Adesso magari qualcuno di voi potrebbe giustamente chiedermi: ah, ma Fabio, ma se sei stato positivo, perché non sono venuti a prenderti e non ti hanno portato via di forza e non ti hanno fatto fare la quarantena forzata in qualche centro specializzato? Perché so che in Cina funziona così. Ebbene, dovete sapere che in pratica io mi sono ammalato, tra virgolette, nel periodo più giusto, perché in pratica la Cina, a partire dalla fine dell'anno scorso, ha cominciato ad abbandonare questa politica degli zero casi, appunto questa politica degli zero Covid. E quindi a partire dal dicembre dell'anno scorso, poco a poco la Cina ha tolto per esempio il Green Pass, ha tolto l'obbligo dei tamponi, ha tolto lockdown, quarantene forzate, insomma ha tolto tutte quante le restrizioni che c'erano prima. E quindi si è tornati a una sorta di normalità nella quale appunto si convive con questo virus, che poi, tra l'altro, diciamocelo, è né più né meno quello che già fanno tutti quanti gli altri stati del mondo da oltre un anno a questa parte. Ecco, quindi nulla di così trascendentale. E io a questo punto dico anche ben venga, in primis perché comunque ho avuto modo di constatare sulla mia pelle, tra l'altro in qualità di soggetto non vaccinato, che questo virus praticamente non è chissà cosa, ok? Cioè, nel senso, la sintomatologia è quella di una normale influenza, ecco, non è un qualcosa di letale, non è un qualcosa di pericolosissimo. E in secundis, perché comunque se questo virus me lo sono preso perfino io, che praticamente vivo come un eremita, perché io non esco mai, non incontro mai nessuno, non parlo mai con nessuno, non ho alcun tipo di rapporto con qualsiasi essere umano, cioè vi faccio rivedere il posto in cui vivo, cioè guardate, cioè il deserto proprio, non c'è nessuno. Ecco, quindi se questo virus me lo sono preso perfino io che faccio questo stile di vita, significa che questo virus se lo deve prendere chiunque, ecco, nessuno può scampare. E io vi dirò di più, io davvero, per me va benissimo, io sono più che disposto, e ci metterei anche la firma, per ammalarmi così, magari anche una volta all'anno, però in compenso di riavere la Cina del 2019. E se questa è veramente la direzione che stiamo prendendo, io veramente sono contentissimo, non vedo l'ora, anzi non sto più nella pelle, e me lo auguro soprattutto per voi, perché magari voi è da 3 anni che volete venire qui in Cina da turisti e finalmente questo potrebbe essere l'anno buono. Quindi insomma, dai, forza, speriamo. E niente, dai, che dire, adesso non voglio neanche tirarla per le lunghe, questo voleva essere semplicemente un video di aggiornamento nel quale vi spiego un po' la situazione, vi spiego quello che è successo e vi racconto anche un po' di come sto, ecco. Non preoccupatevi per me, io sto bene, anzi benissimo, e non vedo l'ora di tornare qui a fare nuovi video qui dalla Cina. Nel frattempo, se questo vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace. Se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!